Con il cestista Rino De Laurentiis si è aperto il premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport di Guardia Grele. Nella sala conferenze della sede di Sport e Salute a Chieti, il comune di Guardia Grele e Sport e Valori hanno presentato le tre serate del premio letterario, fotografico, sportivo riservato alle scuole superiori abruzzesi e il programma degli appuntamenti previsto per il 7, 8 e 9 luglio prossimi. Il sindaco Donatello Di Prinzio ha anche consegnato il primo riconoscimento al talento del basket De Laurentiis, che non potrà essere presente alla serata finale. La prima serata di giovedì 7 dalle 20 in piazza Santa Maria Maggiore sarà dedicata al calcio, la seconda, venerdì 8 luglio, dalle 20 al Belvedere Sant'Oleri, sarà dedicata invece al ciclismo e alla sicurezza stradale con Maurizio Formichetti, Ruggero Marzoli, Dario Cataldo e Marco Scarponi. Terza e ultima serata, sabato 9 dalle ore 20 in piazza San Francesco, condotta da Mila Cantagallo, sarà dedicata alla memoria di Paolo Rossi con la presenza della moglie Federica Cappelletti, una serata che parlerà e ricorderà anche i 40 anni dal Mundial di Spagna 82. Oltre a De Laurentiis, che ha appena vinto il campionato di A2 di basket con la Givova Scafati ed è promosso quindi in Serie A, saranno premiati Federica Cappelletti alla memoria di Paolo Rossi, Stefano Raiola, nuovo allenatore del Chieti Basket, Antonio Tartaglia, medaglia d'oro olimpica nel bob, e Deborah Sbei, campionessa mondiale di pattinaggio artistico. Tra le eccellenze abruzzesi della stagione appena terminata, premiato il Roseto Basket per la vittoria della Coppa Italia di Serie B, Alessandro Fagioli, bomber emergente del calcio professionistico nazionale con la maglia dell'Ancona, la cantera adriatica Pescara, Sandro Federico, ex DS del Teramo, oggi alla Fidelis Sandria, e tanti altri ancora i premiati al premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport di Guardia Grele il 7, 8 e 9 luglio prossimi.